di San Paolo Albanese, che è il borgo, la comunità più piccola della Basilicata. Questo poteva evitarsi. Scusate il fiatone, ma sono fuori alle volte. Sì, faccio parte del gruppo perché era nel patto elettorale. Dice ti votiamo a condizione che parli con noi. Okay. Comunque, grazie dell'invito alla professoressa Belardi, che è stata per la verità nostra ospite a San Paolo 2 anni fa nell'occasione dell'evento Croce Basilico, che noi celebriamo ogni anno perché la nostra chiesa madre è intitolata proprio alla croce, alla Santa Croce. Per cui facciamo questo evento e in quella circostanza la professoressa con la sua associazione ha portato la coperta della pace, lunga ben 100 metri, quindi considerato San Paolo che è piccolo, uno spettacolo bellissimo, interessante, che ha avuto il suo valore ovviamente sia di carattere sociale ma anche morale, culturale e quant'altro. Sì, questi sono canti nostri originali. Adesso il primo che abbiamo cantato, io e Buco, era Morea, sarebbe un bella Morea. La Morea era la patria dove i nostri avi del Peloponneso, dopo la grande guerra degli ottomani contro l'Albania, furono obbligati ad emigrare. Quindi la nostra era una delle prime migrazioni del 1543 che si insediarono nell'ex Magna Grecia, insomma, che erano proprio di fronte ai Balcani. Quindi, oltre a quello, abbiamo altri canti, però capiamo anche perché sono un po' lunghi, sono anche alcune volte abbastanza profondi, quindi non sempre sono allegrissimi, perché sono più prettamente canti storici di abbandono della terra, quindi hanno una certa profondità anche morale, insomma, di disgrazia, perché hanno dovuto lasciare i propri genitori lì, la propria terra, per venire qui in Italia, insomma. Per cui il secondo, credo di aver detto un po' tutto. Certo, ci sarebbe molto da dire sui costumi, che sono bellissimi. Qui abbiamo la rappresentazione solo di 2. Devo guardare. Era un po' che non ballavo. Vabbè. Abbiamo solo 2 rappresentazioni. Quella da questo festivo, che sono riportato la chesa, che sarebbe il copricapo con gli spiloni, con le fasce denotano anche un certo strato sociale della famiglia, che possono essere più o meno fasce, dipende anche dalla ricchezza della famiglia stessa. Mentre quello, il vestito festivo della ragazza illibata, tant'è che queste sono un simbolo di chiavi, quindi vuol dire che era ancora signorina tutti gli effetti, col capo intrecciato. Però di costumi femminili ne abbiamo 6. Il primo è quello da sposa, poi abbiamo l'altro di ginestra. La ginestra è una pianta, molti di voi la conoscono, è un infestante, però i nostri avi e genitori, ma fino agli anni 70, San Paolo veniva trasformato. Chi avrà il piacere di venire a San Paolo a visitare il museo, bellissimo, potrà percorrere tutto il ciclo di trasformazione della ginestra stessa. Quindi, fatto di ginestra, quell'altro costume che vi dicevo, poi abbiamo terzo e quarto, e ci stanno 2 costumi feriali. Adesso che vediamo, non so, tutti hanno visto il San Paolo, potrete vedere, le prime a sinistra sono proprio costumi giornalieri, che sono 2 tipologie. Quello semifestivo e quello festivo, però festivo giornaliero. E poi c'è il costume maschile, ma è unico. Unico sempre. Il maschio veniva sempre maltrattato, eccellenza. Purtroppo è così. Bene, io non mi dilungo. Saluto tutti, saluto particolarmente, permettetemelo, Sua Eccellenza, col parroco e i 2 colleghi sindaci. E infatti siamo vicino a me a questo punto. Quindi,
la sindaca di Lago Negro, Maria Di Lascio, e Di Lascio, per gli onori di casa, per i saluti, e poi proseguiamo anche con la premiazione. Siete qui. Orgogliosa. Tra l'altro io sono pure io una sindaca ballerina, quindi sono molto felice di averti visto in questa esibizione. Sono orgogliosissima che la Basilicata esprima questo tipo di rappresentanze così importanti, così vicine, poi tra l'altro a riuscire a trasmettere davvero la solidità delle tradizioni. Voi avete subito la sofferenza del distacco, ma credo che ormai siate inglobati in questa comunità che vi accoglie, certo, con tutto l'affetto possibile. Grazie per essere venuti, grazie. Avete veramente reso particolare questa serata, di comunità di nazione, positiva, è bellissima questa cosa, grazie. Grazie davvero. Io sono... Sì, certo. Allora, questo quindi, stasera Agnese ha pensato di dare il primo premio, quindi l'Autunno Rosa 2021, premio Donatadoni, nona edizione, l'attestato di merito e riconoscenza alla comunità Arberesce di San Paolo Albanese. Con la seguente motivazione: il merito della comunità, recuperare, tenere viva e divulgare l'identità storico-antropologica della cultura Arberesce e trasmetterla alle nuove generazioni. Altro merito, quello di tenere viva la tradizione musicale antica che allieta le feste e la socialità quotidiana. San Paolo Albanese, di nuovo il più piccolo borgo, ma il più grande in assoluto come spirito, della Lucania, abitato da un popolo laborioso e paziente, che vive la religiosità con armonia e pace, da cui prendere esempio. Il loro motto è amicizia, ospitalità e inclusione. Grazie per il premio. Complimenti per la pronuncia, cresce, non è facile. Mettetevi anche a favore di fotografia, così immortaliamo questo premio e questa bellissima giornata. Amen.